Eccola sul traguardo con il tempo di 3.79. Pettorale 75, Lorini Giulia, non alla prima manche, con un vantaggio di 1.51. Arriva il suo tempo totale migliore, 75. Ah, vedo che però è già in pista il 66 Norris Giulia, che aveva chiuso al settimo posto con un vantaggio di 21 centesimi. Purtroppo si ritira proprio in vista del traguardo nel corso della seconda manche. Aspettiamo col 72 Gilardoni Carol, sesta al termine prima manche con un vantaggio di 51 centesimi. Arrivo, il suo tempo è secondo. Pettorale 72, ho già in vista del traguardo Sola Imer, pettorale 77.0, un vantaggio di 1.30, totale migliore 70 al pettorale, 1.34 migliore al primo posto provvisorio, 64 in pista. Wolferanna, vincitrice del gigante di ieri, aveva chiuso al quarto posto ieri. Arrivo, è migliore, pettorale 4, Simari Birkner Macarena, aveva un vantaggio di 1.62 secondi, chiude col tempo migliore 1.97, pettorale Simari Birkner Macarena, che si porta al comando provvisorio di questa seconda manche. Secondo alla prima manche, Benzoni Marta, pettorale 62, un vantaggio di 98 centesimi, migliore il totale 1.29. E adesso decima a partire, ma prima della prima manche Midali Roberta, che aveva un vantaggio di 56 centesimi sulla Benzoni Marta al termine della prima manche. Arrivo e secondo, 63 il pettorale, 1.29.31 per 10 centesimi, 1.29. Ciao a tutti, sono con Marta Benzoni, la vincitrice dello slalom di oggi. Allora, questa stagione è stata una stagione difficile. Ho iniziato con la Coppa del Mondo a Levi e per poco non mi sono qualificata e da lì ho avuto un po' due mesi di difficoltà. Dopo ho iniziato a sciare un po' meglio, però con la testa purtroppo io faccio sempre fatica. Quindi una stagione negativa, veramente non sono per niente soddisfatta di com'è andata. Però bisogna tenere duro, alla fine faccio lo sport che mi piace, quindi sono fortunata perché posso farlo anche come lavoro. Quindi bisogna continuare a lottare e sciare, perché sciare è bello. La gara di oggi è bellissima, bella giornata, ottima organizzazione, immagino. Sì, sì, sono venuta oggi, dato che mi era molto comodo venire qua e fare un po' di gara fa sempre bene. E sì, la pista è preparata benissimo, poi anche in poche concorrenti, quindi è ancora meglio. Perfetto. Ok, grazie di tutto. Ciao Marta. A voi. Ciao a tutti. Concludiamo così questa due giorni per l'undicesimo criterium italiano a squadre
gara internazionale maschile e femminile disputata sul terreno di gara del Monte Pora. E abbiamo fatto fra l'altro un'aggiunta di un secondo slalom, perché ormai siamo a fine stagione, così abbiamo cercato di rendere possibile il miglioramento eventualmente di punteggi o verifiche fra di loro per la manifestazione per tutto l'anno, che ormai si avvicina ai campionati italiani. È stata la manifestazione forse in assoluto più importante della Bergamasca a livello sci alpino, avendo avuto qui anche la rappresentativa svizzera di Coppa del Mondo, da Arni, Gini, Morigier, e quindi non è facile avere rappresentative di questo tipo, magari spesso neanche in Coppa Europa. Certamente la più importante è comunque il campo maschile, dopo che c'è stata qui la gara di Coppa Europa femminile. Ovviamente il ringraziamento va alla Federazione Internazionale e la Federazione Nazionale, oltre che ai comitati provinciale e regionale, per questa assegnazione di questa manifestazione, che credetemi pure è un impegno enorme. Io devo ringraziare le circa un centinaio di persone impegnate in questa cosa, ma l'impegno non sarebbe poco, che bisogna lavorare tutti spesso al centesimo di secondo, perché sapete, lo sci bisogna approntare e smontare tutta l'impianto di gara. Un ringraziamento incondizionato ai miei allenatori, sono stati splendidi, cito Antonio Noris, Avogadro, nonché Battista Tomasoni, ma tutti si meritano un incondizionato ringraziamento. Il sindaco di Castione, che ha voluto essere vicino. Io abbraccio tutti, il bergamaschio qui davanti a me, la Presolana, riguardandola. Non posso che commuovermi. Grazie al buon Dio che ci ha permesso di completare così bene questa gara. Buona Pasqua a tutti e in alto i cuori. Grazie, ingegnere.